Legnini le priorità in sintesi del programma di questa ampia coalizione? Lavoro, ambiente pulito, salute. Dentro queste grandi priorità confluiscono le 100 misure, le moltissime iniziative, le moltissime decisioni, le tante riforme che abbiamo indicato nel programma stesso. E queste tre grandi priorità vogliamo siano accompagnate da due altri obiettivi fondamentali. Uno, garantire le ricostruzioni in Abruzzo, nei due crateri, in tempi ragionevoli e completarle al più presto. Due, riformare l'istituzione regionale, rendere la macchina amministrativa regionale più efficiente, capace di dare risposte in tempi certi e con trasparenza. Ha concluso con il motto onestà, che ricorda, evoca altri movimenti che però ci hanno imparato a capire che non è sufficiente l'onestà. Non è sufficiente, ma è un presupposto indispensabile per potersi candidare ed esercitare una funzione pubblica. Io pretenderò onestà da tutti. Tra le priorità c'è anche l'ambiente. In Abruzzo c'è un nodo clamoroso che riguarda Bussi, che negli ultimi giorni sembra veder sfumare la possibilità di bonifiche. Verificheremo fino in fondo. È grave che dopo 7 anni dallo stanziamento di risorse che io volli inserire in un provvedimento finanziario di cui peraltro ero relatore, non siano stati spesi. Bisogna accelerare, bisogna far sì che i lavori vadano avanti, bisogna avviare, perché è solo l'avvio, la bonifica di uno dei siti più inquinati d'Europa. Sulla sanità, project financing sì o no, e qual è la posizione sul caso Chieti, che è il più avanzato? Noi diciamo che innanzitutto bisogna verificare se le risorse pubbliche, quelle vecchie e quelle nuove, sono sufficienti per alimentare la necessità di costruire nuovi ospedali, ovvero di fare tutti gli investimenti tecnologici e di edilizia necessari. Se le nuove risorse insieme a quelle che erano già state programmate saranno sufficienti, non avremo bisogno di ricorrere ai progetti di finanza. Se sarà necessario, lo valuteremo verificando in modo approfondito correttezza delle procedure e impatto finanziario sul bilancio della Regione.